Polizia municipale, arriva lo street control. A Caltanissetta presto parcheggi interscambio. Novità per quanto riguarda la viabilità urbana ed extraurbana. Ubriaco guida contromano in Viale della Regione, denunciato dai carabinieri. Ai domiciliari va in pizzeria, arrestato dai carabinieri. 62esima Coppa Nissena, vittoria di Scola su Osella e 4 titoli. A tra poco. Benvenuti ad una nuova edizione di TCS News. Questa mattina è partito a Caltanissetta il servizio della Polizia Municipale di Street Control. Sentiamo il comandante della Polizia Municipale, Diego Peruga. Con noi il comandante della Polizia Municipale Diego Peruga. Questa mattina in Viale della Regione a Caltanissetta è partito il servizio della Polizia Municipale di Street Control. E innanzitutto spieghiamo ai cittadini a cosa serve questo strumento. Lo strumento di cui ci siamo dotati ha lo scopo principale di effettuare dei controlli sui veicoli in maniera continua e in maniera efficace, prevalentemente per verificare che il mezzo in circolazione sia a posto sia dal punto di vista della copertura assicurativa sia della revisione del mezzo, nonché anche se il mezzo sia di provenienza furtiva, cioè sia inserito nella banca dati dei veicoli rubati. E quindi lo scopo principale di questo strumento è proprio questo, e ha le caratteristiche tecniche affinché questi controlli vengano effettuati in maniera veloce e su un gran numero di veicoli. L'idea è quella, ripeto, di migliorare le condizioni di sicurezza durante la circolazione stradale, evidenziando ai cittadini e agli utenti che abbiamo degli strumenti efficaci di controllo che ci portano in tempo reale ad accertare questi tipi di sanzioni. Il controllo avviene attraverso la targa del veicolo? Sì, lo strumento attraverso dei dispositivi elettronici legge la targa, la identifica, si collega in automatico con le banche dati di cui noi abbiamo l'accesso e ci dà subito le risultanze in ordine alla copertura assicurativa, alla revisione o all'eventuale inserimento del mezzo nell'elenco dei veicoli rubati. Oggi in Viale della Regione, ma nei prossimi giorni vi sposterete? Sì, noi lo strumento lo utilizzeremo su tutto il territorio di nostra competenza, che è la città di Caltanissetta. E preferiamo quelle arterie più transitate rispetto ad altri, dove meglio lo strumento può essere utilizzato. Ripeto, l'idea non è quella di un uso repressivo nei confronti del cittadino. Noi nelle settimane scorse l'abbiamo già messo in funzione per testarlo, per farlo vedere, dimostrare che abbiamo degli strumenti nuovi. L'auspicio è che i cittadini rispondano attraverso nei controlli la verifica che i veicoli che sono in circolazione abbiano la copertura assicurativa, che credo sia un fatto comprensibile da tutti. Circolare con un mezzo senza copertura assicurativa è una violazione molto grave, specie per i rischi che fa incorrere lo stesso soggetto che si accinge a guidare senza copertura assicurativa. Guidare un mezzo senza revisione periodiche è altrettanto grave, perché non si sa se il mezzo è più nelle condizioni di poter circolare, se ha bisogno delle manutenzioni particolari sia nella meccanica ma anche nell'elettronica del mezzo stesso. Quindi il senso è, ripeto, di sensibilizzare il cittadino verso questi aspetti per migliorare in genere le condizioni di sicurezza. E adesso sentiamo l'assessore ai lavori pubblici del comune di Caltanissetta, Giuseppe Tuminelli. La scorsa settimana è stato alla regione siciliana e ci sono delle novità per quanto riguarda la città di Caltanissetta. Sentiamo. Con il decreto del direttore generale numero 2098 del 16 di settembre è stato pubblicato un bando, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sulla CURS, prossimo venerdì, relativamente a dei bandi per la realizzazione di progetti di parcheggi di interscambio nelle città capoluogo di provincia e non solo. Un altro bando riguardava anche le aree metropolitane. Caltanissetta
Caserta sarà destinataria di un finanziamento di circa 506.000 euro per la realizzazione, per l'appunto, di questi parcheggi di interscambio al di fuori del centro storico, quindi nelle aree periferiche. Cos'è il parcheggio di interscambio? Il parcheggio di interscambio è un parcheggio nel quale, attraverso un'intermodalità di trasporti, si potrà avere la possibilità, così come già avviene in altre città, soprattutto nelle grandi città, nelle metropoli, di poter lasciare la propria auto e, attraverso un altro mezzo di trasporto, poter raggiungere facilmente il centro della città. Per quanto riguarda le strade dissestate, come ad esempio quella di Trabonella, ci sono delle novità? Abbiamo qui in ufficio tecnico 2 settimane fa circa fatto una ricognizione di quelle che sono le strade per le quali si deve procedere urgentemente alla manutenzione. Ricordo che abbiamo nei 2 capitoli di bilancio 150.000 euro comprensivi di IVA per la manutenzione delle strade extraurbane e 150.000 euro per la manutenzione delle strade urbane. Per quanto riguarda anche l'area urbana, sono state altresì individuate delle priorità. Una su tutte, inizieremo dal cimitero, dove da circa una ventina d'anni, se non di più, dove non viene fatta alcun tipo di manutenzione al manto stradale. Quando prenderanno il via i lavori nelle strade? Entro ottobre in generale, ma inizieremo, ecco, con il cimitero per quanto riguarda l'area urbana, in vista proprio della commemorazione dei defunti. Semina il panico in viale della Regione, ubriaco con a bordo 2 bambini, guida contromano, denunciato dai carabinieri. Momenti di panico sabato sera in viale della Regione a Caltanissetta, protagonista un operaio di 41 anni, risultato essere ubriaco al volante di una Daewoo Matiz sulla quale viaggiava in compagnia dei 2 figli di 11 e 2 anni. L'uomo, percorrendo l'arteria verso il centro, all'altezza della caserma dei Vigili del Fuoco, ha invaso la corsia opposta urtando la fiancata di una Fiat Punto che saliva verso il viale Luigi Monaco. Il conducente è riuscito a evitare il peggio, scansando l'auto contromano. La scena è stata notata da un Vigile del Fuoco che ha rincorso la Matiz spericolata, cercando di allertare gli altri automobilisti che rischiavano di incrociarla. A quel punto è stato dato l'allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo radiomobile, i quali hanno invitato a scendere l'operaio che era stato confusionale. Nessuno dei conducenti delle auto è rimasto ferito, così come illesi anche 2 figli dell'uomo, che a malapena si reggeva in piedi ed emanava alito vinoso. Chiaro dunque che l'uomo avesse parecchio alzato il gomito e nonostante tutto si sia messo alla guida dell'auto con i bambini. I militari dell'arma hanno quindi contattato il 118 e un'ambulanza ha trasferito in ospedale l'operaio nisseno, il quale si è rifiutato di sottoporsi agli esami per verificare il tasso alcolemico, motivo per il quale i carabinieri del NORM lo hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza, ritirandogli inoltre la patente. Ai domiciliari va in pizzeria, i carabinieri lo sorprendono. I carabinieri della sezione radiomobile di Gela hanno tratto in arresto in flagranza di reato Orazio Tallarita, 33 anni, pregiudicato gelese per evasione della detenzione domiciliare. I militari dell'arma, nel corso dell'azione di controllo del territorio, hanno notato il soggetto già noto all'interno di un ristorante in contrada Roccazzelle. Sottoposto a controllo è stata verificata la posizione dell'uomo in atto sottoposto alla detenzione domiciliare. Il gelese è stato quindi accompagnato in caserma per le formalità di rito e dichiarato in stato di arresto a disposizione dell'autorità giudiziaria. E chiudiamo con lo sport, 62esima Coppa Nissena, vittoria di Scola Suosella e 4 titoli. Domenico Scola Suosella ha vinto la 62esima Coppa Nissena ed è campione italiano di gruppo E2SS. Il giovane cosentino della siciliana Iona e Corse si è aggiudicato entrambe le difficili gare sul prototipo monoposto da 3.000 cm cubici, siglando il miglior tempo nella seconda salita in 1 ora 59 minuti 01 secondi. Il vice campione italiano assoluto ha sbaragliato la concorrenza con il 5° successo in gara della stagione, conquistato malgrado delle noie al cambio al volante, in condizioni molto impegnative per la pioggia caduta nella serata del sabato e sotto la minaccia di ulteriori rovesci durante le 2 gare.
La competizione perfettamente organizzata dall'Automobil Club Caltanissetta, undicesimo round di campionato italiano velocità montagna, ha avuto uno straordinario seguito di pubblico sin dalle prime prove e ha segnato 4 titoli tricolori di gruppo. Manuel Dondi su Fiat X19, campione italiano gruppo E1 E2 SH, il bolognese della scuderia siciliana CST Sport, ha siglato la vittoria numero 6 in una gara dove era all'esordio assoluto nel suo primo anno in CVM. Gabriella Pedroni è campione italiano gruppo A, la Lady Trentina ha vinto le due gare decisive al volante della Mitsubishi Lancer. Il reatino Antonio Scappa su Renault New Clio, curata dalla DP Racing, è campione italiano gruppo Start RS, un titolo che il reatino vince per il terzo anno di seguito. Secondo sul podio della gara il sardo Omar Magliona sulla Norma M20 FC, che non ha osato su un fondo molto insidioso, ma ha comunque vinto il gruppo E2 SC, con la biposto francese di classe Regina. Terza piazza per il primo siciliano in classifica, Domenico Cubeda, che ha ottenuto ancora una volta una superba prestazione con l'Osella Honda, con cui ha allungato le mani sulla coppa di categoria grazie ad un'adeguata scelta di gomme e precisi riferimenti acquisiti in prova. E anche per oggi abbiamo concluso, grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima edizione.